Buongiorno, vi presento dei libri che ho selezionato assieme all'Associazione Culturale Biella Cresce, un'associazione che si occupa di aiutare i bambini a sviluppare il proprio potenziale ed opera sul territorio di Biella fisicamente, ma anche disponibile online con tutta una serie di corsi accessibili a tutti coloro che vogliono iscriversi a questa associazione. Allora, Valeria Rosso in particolare mi ha dato una mano a individuare i libri tra il catalogo Asbron che aiutano i nostri bambini a sviluppare l'intelligenza numerica. Innanzitutto, dobbiamo sapere che i nostri bimbi appena nascono sanno già contare, quindi sanno che mamma è uno e mamma papà è più di uno, e se entra l'infermiera, ecco che ancora più il numero è ancora più grande. Quindi i nostri bimbi hanno questa capacità che poi tutti noi dovremmo sviluppare. Il fatto che la matematica per la nostra generazione e quelle precedenti sia un po' una brutta bestia è colpa del fatto che ci è stata insegnata in maniera errata. Allora ecco che arrivano, ci vengono incontro i libri Asbron. Il primo libro che Valeria ha individuato nel catalogo Asbron è Finger Trail, quindi un libro che aiuta il bambino a capire la numerosità e anche il segno grafico che accompagna uno alla quantità. Valeria mi ha dato questo consiglio, mi ha detto di utilizzare, consigliarvi di utilizzare questo libro sempre assieme anche una numerosità fisica che il bambino può tenere in mano, percepire, vedere e contare. E questo magari diventerà sempre più importante verso l'anno, quando magari il bambino comincia a fare i primi travasi montessoriani, potremo accompagnare questi numeri. Un secondo libro, sempre molto bello, che ha altre caratteristiche, quindi quelle delle patelline che si aprono. Adesso questo è nuovo, quindi con tutte le quantità, è questo qui, Lift the Flap Numbers. E anche qui abbiamo tutti quanti i numeri, le quantità, le numerosità riportate nelle varie pagine, e il bimbo deve andare a scoprire quante cose si celano dietro ad ogni aletta. Abbiamo accompagnato i nostri bimbi adesso in un percorso 0-3, facciamo finta che il nostro bimbo è cresciuto, è pronto ad andare alla primaria e ad affrontare la matematica, quella che fa un po' più sul serio, e allora andiamo sempre con le patelle a guardare dentro con la serie Look Inside Maths, e quindi dentro la matematica, e qui si vanno a introdurre altri concetti che sono quelli delle frazioni, dei decimali, delle misurazioni, quindi delle unità di misura, tempo, lunghezza, peso e anche, perché no, le moltiplicazioni, insomma le formule matematiche. E il consiglio appunto è sempre quello di associare la numerosità, e quindi di fare gli esercizi con il libro come spunto per poi andare, non lo so, a lavorare ad esempio in questo caso in cucina, a fare una ricetta, quindi pesare dei materiali, oppure tagliare una pizza, oppure ancora riconoscere le forme che ci circondano. E inserire anche tutto il linguaggio legato alla matematica in italiano e, perché no, anche in inglese. I libri sulla matematica del catalogo Asbron sono tantissimi, quindi abbiamo visti tre, ma non posso non citare i Wipe Clean, come questo qui, Times Table, che con la penna vi permettono di andare proprio a fare le prime addizioni o moltiplicazioni in questo caso, e diventa sempre molto utile perché aiuta il bambino a contare due, quindi una coppia di ciliegine, quante volte ricorre nell'albero? 9 volte. E quindi vi lascio con questi consigli e anche con la possibilità di andare su Biella Cresce ad apprendere tanti altri spunti di esercizi e di giochi da fare con i bimbi. Grazie. Grazie.